Consigliere Antonelli, oggi l'addio al suo posto in Consiglio Comunale per un cambio che era previsto, ma quali sono le motivazioni? Allora, buongiorno a tutti. Come dicevamo, è un cambio previsto. Quando abbiamo fatto, noi siamo un movimento di cittadini che viene dal basso e che facciamo della partecipazione, non il nostro cavallo di battaglia. E quindi chiaro che partecipazione vuol dire anche al nostro interno e per consentire a maggior numero di cittadini di fare questa esperienza politica diretta, no? Nella sala del Consiglio è previsto questo avvicendamento e non è escluso che ce ne siano anche altri, ecco, in futuro. D'obbligo chiederle un bilancio di questa sua esperienza. Allora, devo dire, il bilancio è assolutamente positivo. Molte persone in effetti in questi anni mi hanno chiesto: ma Francesca, lo rifaresti? Come giudichi questa esperienza? Devo dire che ci eravamo candidati con l'idea di portare, no, in Consiglio Comunale la voce dei cittadini e devo dire che sono soddisfatta perché questo è un obiettivo assolutamente raggiunto. Finalmente dai banchi del Consiglio Comunale Sanremo Attivo ha potuto portare veramente le istanze di un gruppo di cittadini che sono al di fuori di qualsiasi movimento politico e questo credo sia stato importantissimo. Abbiamo portato istanze di vario genere, cercando sempre di agire concretamente e diciamo e sempre coerentemente in particolar modo ai nostri obiettivi. Ha visto, io non ho votato sempre no, come a volte fanno quelle opposizioni, no, che solo perché uno è in opposizione, no, ha l'obbligo di dire no. Noi abbiamo votato le nostre pratiche che credevamo a favore delle pratiche in cui ci riconoscevamo, che erano coerenti con le nostre linee guida, no? Con il nostro programma politico e siamo stati contro invece le pratiche che non condividevamo. Quindi devo dire che è chiaro, essendo un unico consigliere comunale, voglio dire, è chiaro non è che abbiamo potuto realizzare tutto il nostro programma politico, però devo dire cose su cui tenevamo particolarmente, le abbiamo portate avanti con grande determinazione e grande impegno, in parte sono state anche raggiunte. Aggiungo che è chiaro che non posso nasconderlo, è un'esperienza anche faticosa perché essere un solo consigliere in tutte le commissioni, in consiglio e così via, certo non è una passeggiata, ecco, però nel complesso devo dire, se alla domanda lo rifarebbe, sì, lo rifarei e credo sia fondamentale avere in consiglio una forza come la nostra. Robert von Hackwitz, nuovo consigliere di Sanremo Attiva in Consiglio Comunale, beh, innanzitutto che cosa porterà in Consiglio Comunale, quali sono le sue aspettative? La mia aspettativa è quella innanzitutto di riuscire a fare un lavoro come quello che ha fatto l'amica Francesca Antonelli, quindi di portare in Consiglio Comunale le istanze dei cittadini. Siamo un movimento di cittadinanza attiva e quindi abbiamo tutta una serie di proposte che già nel corso degli ultimi 3 anni sono state portate avanti da Francesca che vogliamo continuare a portare in Consiglio Comunale. Penso, solo per citarne una, al lavoro che è stato fatto in quarta commissione sul nuovo statuto e sul nuovo regolamento del Consiglio Comunale che prevedono ampi spazi di partecipazione dei cittadini. Noi siamo un movimento, come dicevo, di cittadinanza e quindi sarà mio compito, e spero di riuscire a assolverlo nella maniera migliore, di continuare il lavoro che Sanremo Attiva ha fatto per tramite di Francesca. Voi entrate quando è circa la metà della vita di questa amministrazione, quindi lei si prepara anche alla prossima campagna elettorale, quello che ci sarà dopo. Sanremo Attiva che ruolo avrà? Noi vorremmo essere partecipi della vita politica e civica della città di Sanremo e quindi è chiaro che c'è un occhio anche al 2019. L'avvicendamento previsto nel ruolo di consigliere comunale, che non è escluso appunto che io sia l'ultimo ad entrare in consiglio, è anche per far fare a più persone possibili questa esperienza, che è diversa dall'essere attivisti, è un ruolo istituzionale, quindi bisogna riuscire a conciliare l'attivismo con il ruolo di consigliere comunale. Sicuramente guardiamo al 2019.